Potrà contare proprio sul fatto che di gare ne ha disputate tante, di esperienza ne ha accumulata parecchia. Ma io credo che innanzitutto dipende dalle condizioni che uno ha. Se uno sta bene riesce a fare le due corse, le due giornate, se uno sta male fa fatica. Quindi il discorso di base è la condizione. Chiaramente con l'età e con quindi questi cambiamenti fisiologici che il corpo ha, per Roberto sicuramente con più è lungo il torneo, con più riesce a gli manca più esplosività ma ha più resistenza, possiamo dire così. Poi lui lo sa di questo handicap che ha sui 200 metri rispetto alla gara, per cui secondo me gioca più l'esperienza che la condizione. Sì, infatti sta puntando molto sul profilo psicologico ma anche sulla gestione tattica della gara. Attenzione, perché qui siamo di fronte a due mostri sacri come Chris Hoy per la Gran Bretagna e Theo Boss, il plurivittorioso. Non dimentichiamo che ha vinto lui, che classe 1983, l'anno scorso a Palma de Mallorca lo sprint, e vinse anche a Bordeaux 2 anni fa. Insomma, un fenomeno, anche se fino a questo momento Silvio, mi riferisco e mi rivolgo anche ad Adriano Bassi, per il momento Theo Boss non ha esaltato, forse è partito un pochino a risparmio, ma anche l'anno scorso non ci ha fatto una grande impressione, poi il secondo giorno veramente volava. Ecco, il destino purtroppo ha fatto sì che sì, si incontrassero due dei maggiori protagonisti. Questa è una vera e propria finale, proprio nei quarti di finale invece hanno fatto segnare in fase di qualificazione lo stesso tempo. In quarta posizione hanno dovuto sorteggiare uno, Boss è stato sorteggiato quarto e Hoy in quinta posizione, quindi il passaggio delle batterie successive gli ha per forza di cose insomma fatti incontrare nei quarti di finale. Qui naturalmente, guardate che bellezza però, esatto, quando entrambi sanno insomma che è importante per loro, perché è uno scoglio importante insomma, no? Sia Hoy per Boss sia Boss per Hoy, insomma, quindi diventa veramente non devono sbagliare nulla. Credo, a mio avviso, faccio una previsione che Boss secondo me ha ancora qualcosa in più, però insomma staremo a vedere, interessantissima questa gara. Intanto vediamo se Boss si lascerà superare a Chris Hoy, mi sembra che questo abbia voluto. Guardate che spettacolo, guardate che rimanere così su Plus in quella posizione della pista non è assolutamente facile, tutt'altro. Sicuramente c'è anche spettacolo nello spettacolo, c'è una pendenza che fa paura, chi è lì alla balaustra e chi può godere di questo spettacolo quasi ha i brividi nel guardare giù. Guardate che spettacolo. Ecco, qui c'è un accenno di surplus, vediamo se i corridori si fermano. Il regolamento, tanto per ricordare ai nostri telespettatori, non prevede un surplus infinito come era una volta, certo. Massimo 3 minuti. Il giudice infatti poco, si era già portato, sì, il giudice d'arrivo appunto in alto sul rettilineo per... Ah, che bello! E questa è stata bellissima! Questa è stata bellissima! Si è fatto sorprendere Hoy. Che questa basta, è stata... Non lo prende più. No, come si fa? È già rialzato, sì, si è già rialzato, sì, si è già rialzato. Non c'è sprint, non c'è no, sprint. No, si è già rialzato. Certo, non c'è sprint. Beh, incredibile vittoria di Theo Boss. Guardate la bellezza. Dice, come fa a essere bello uno sprint che non c'è stato? Beh, perché lo so, tutto quel so che è stato prima certamente è da applauso. Infatti guardate la soddisfazione di Theo Boss, Adriano. Beh, probabilmente adesso sono abituati a fare volate di forza, che per bravo, una volta ogni tanto è stata la tattica che ha risolto lo sprint. Sì, ma assolutamente una negligenza imperdonabile a questi livelli per un corridore come Chris Hoy. Non può permettersi questo tipo di distrazioni in un quarto di finale contro l'atleta sicuramente più forte del lotto, e si è fatto, eccolo, sorprendere, vedi? Guardava a destra? Lui no, lo guardava, ma lui andava verso l'alto, verso, certo, quindi non poteva, ha dovuto girare la bici, non credeva probabilmente che sarebbe scattato anche a quasi 2 giri dal termine, e anche si è fatto perché sorprendere. Silvio, non dimentichiamo che prima Theo Boss, che era avanti, si era lasciato superare, certo, da Chris Hoy, quindi certo, Chris Hoy non aveva nella sua mente, nella testa, la concezione di un Boss che voleva tornare avanti in quel momento. E vedete anche la diciamo così, la struttura fisica di quest'atleta, no? Lui, Theo Boss, ha già dichiarato che dopo l'Olimpiade di Pechino, dove tenterà di vincere naturalmente, di fare il tris, anche se sarà difficile e complicato. Il tris vuol dire la velocità pura, questa che stiamo vedendo, la velocità a squadra con il terzetto dell'Olanda, e il Kering, anche lì una prova che disputerà in questa edizione del Mondiale, che già lo ha visto campione del mondo in diverse occasioni. E poi vuole passare alla strada per andare a competere con i grandi velocisti del ciclismo su strada, con